Buonasera a tutti, sono Italia Uniform 5 Lima Char di Lima, Marco. Con questo video vorrei aiutare i felici possessori della Allianz HD1 di Rete Vis e aiutare per la programmazione dell'apparecchio attraverso questo programma, che potrete scaricare in uno dei link che metterò a disposizione. Vediamo. Prima cosa, basic setting. Mettiamo in questo spazio, cancelliamo quello che non serve. In questo spazio va messo il proprio identificativo, proprio ID, che nel mio caso è 222-5337, e il nominativo, metto il mio, Italia Uniform 5 Lima Charlie Lima. Ok, si chiude la finestra e passiamo alla predisposizione dei canali. Un pochino di tempo ci vuole, è un po' lento il programma. Eccola. Informazioni sui canali. Allora, qui bisogna avere a disposizione i dati del ripetitore su cui vogliamo operare. Allora, prima di tutto la frequenza in ricezione, che nel mio caso è 431.400. La frequenza in ricezione 433.0. Canale digitale, possiamo mettere anche, abbiamo a disposizione l'analogico, allora digitale. La potenza della trasmittente, abbiamo tre possibilità: basso, medio e alto. Io metto alto. Allora, vogliamo predisporre per esempio tre canali, quindi cosa facciamo? Facciamo un copia e incolla sui dati che abbiamo appena impostato. Perfetto, abbiamo tre canali. Allora, su questi tre canali impostiamo i TG. Io scelgo tre TG. Il TG9, che è il canale locale, il TG locale, il TG222, che è il nazionale italiano, e il TG toscano, che è il 2241. Allora, andiamo sulla contact e apriamo priority contacts. Perfetto. Allora, scriviamo sul primo, mettiamo il nome che vogliamo dare a questo TG. Abbiamo detto che scegliamo il canale come primo canale nazionale, il TG nazionale, che è il 222. Qui mettiamo un identificativo a piacere. Io metto Italia e il suo ID, che abbiamo detto che è 222. Sul secondo canale, sul secondo TG, mettiamo il locale, che è, ci scrivo locale, e il locale è il TG9. E poi andiamo sulla Toscana con il TG, ora ve lo dico, 2241
4-1. Questo non mi interessa e chiudiamo la finestra. Andiamo su RX Group List, tasto destro, Add Group Call List. E qui troviamo già predisposti i tre TG. Chiudiamo. Allora, partiamo dal primo canale, More. Eccoci. Allora, primo canale. E qui troviamo i dati di frequenza, trasmissione e ricezione del ponte, troviamo il nominativo, tutto quello che serve. Però ci manca il... Ecco, abbiamo messo il... Italia, il nazionale, mettiamo Italia, e il TG nazionale è sullo slot 1, ecco qui ce l'abbiamo già, slot 1, e non c'è altro da fare, chiudiamo, e questo canale è già pronto, 1, mettiamoci un alias nazionale, oppure Italia, Italia, perfetto. Passiamo al secondo, che abbiamo detto che vogliamo predisporre per l'uso locale. Ecco la finestra Italia, allora scegliamo, mettiamo locale e qui siamo già a posto. TG 9, la ID setting, eccolo qua, color code 1, va bene. Chiudiamo la finestra e qui ci mettiamo locale. Terzo canale, possiamo metterci già Toscana. Toscana, apriamo la solita finestra, More. Ecco, cambiamo Toscana. Toscana, a differenza degli altri due TG, questo deve andare sullo slot 2. Slot 2, stiamo attenti sempre che il color code sia sempre impostato a 1. A questo punto è fatta. Chiudiamo e ora abbiamo i nostri tre canali funzionanti. Serve un'altra cosa, serve l'address book contacts. Praticamente questo, allora chiudiamo questo che non serve, questa è semplicemente una rubrica su cui possiamo mettere i nominativi, gli ID della parte del mondo che ci interessa. Allora, poi vi faccio avere il link su cui reperire il file. Una volta che abbiamo reperito il file contenente gli identificativi richiesti, importiamo questo file. Lo apriamo. Una volta che è importato, bisogna scriverlo sull'apparecchio, sul nostro portatile. Colleghiamo il portatile al computer attraverso la porta USB e premiamo Write Contact. Ora non lo faccio perché non ho collegato l'apparecchio. Una volta premuto Write Contact, i nominativi verranno memorizzati. Chiudiamo. A questo punto la programmazione è pronta. Per sicurezza mettiamola, salviamola
sul nostro PC. Ok. Una volta salvata, sempre con il cavetto di programmazione collegato con l'apparecchio, tra l'apparecchio e il computer, premiamo uno di questi due pulsanti. Il primo pulsante serve a leggere i dati dal portatile, mentre quest'altro serve a scrivere i dati che abbiamo appena programmato a trasferirli sul portatile. Mi sembra che non ci sia altro e l'apparecchio è pronto per funzionare su quei 3 TG appena visti. 73 a tutti da Italia Uniform 5, Lima Charlie Lima. A presto!